jukebox per il primo ospite di questa puntata, con il quale racconteremo la sua vita straordinaria, che poi è diventata in certe occasioni straordinaria anche la nostra, proprio grazie alle sue canzoni. Lo facciamo entrare, ma prima ve lo mostro così, in un videoclip di una sua canzone. Siamo in Sicilia per una notte perfetta e lui è Cristiano Malgioglio! Non ci possiamo abbracciare, che peccato! Ti voglio bene, benvenuto! Ma, bene, grazie, grazie di avermi invitato, ma da quanto tempo che non ci vediamo? Troppo tempo, tesoro! Sì, ma secondo te sono normale vestito? Pensavo Guarda. Tu venissi più... No, volevo vestire... No, ti faccio ridere mia sorella ogni volta quando vado ospite in qualche programma, cioè, ti raccomando, vestiti da uomo. Dico, ma io la gonna l'ho sempre portata. Sì, ma sei vestito da uomo? Da uomo, cioè, ho soltanto la gonna. Ti puoi alzare in piedi, per ma favore? Ma certo che mi alzo, scusa. Ecco. Ma... Scusa, stai benissimo. È soltanto la gonna, ma io non posso farne a meno, te ne rendi conto? Ma anche i pantaloni, ma sì, ma sì. Sì, certo, ma che sì. Pantaloni, mica posso venire con le calzarete, tesoro. Comunque, ma poi non è che se ti metti una gonna allora... Certo, no, sai che cos'è? La libertà, penso, per ogni individuo è la cosa più bella che esiste al mondo. Essere liberi, io sono stato sempre libero di fare tutto quello che ho voluto e questo mi ha portato forse al successo, perché poi ho incontrato delle persone molto intelligenti, perché se pensiamo all'inizio della mia carriera mi vedevano la tutti la tua libertà, cioè sì. Oggi tu puoi parlare di libertà e dire io mi esprimo come voglio, ma te la sei anche conquistata e te la sei guadagnata, perché proprio dall'inizio della tua storia come artista ma anche come uomo tu ti sei messo molto alla prova. Ma non è sempre stato così, Cristiano, eh? Tu sei pronto a darti completamente a me? Ma amore, io sono qui per te. Certo, chiedimi tutto quello che vuoi. Io sai che non ho, scheletri dentro l'armadio. Tu puoi aprire il mio armadio e puoi trovare la qualsiasi cosa. Io ti racconto che cos'è quell'oggetto, perché mi appartiene. Sei pronto anche a svelarmi dei segreti? Ma i segreti, quelli personali, sono sempre molto restio. Però tu che sei anche una mia amica, magari mi lasci andare in qualche confidenza. Vediamo, vediamo, vediamo. Intanto lì c'è un jukebox, sì, in tuo onore. Ma è bellissimo, sono molto felice. Pensa che ce n'ho uno io in casa, in Sicilia. Sì. Ormai si dice sfasciato, rotto. Sì, è rotto. Ma un bellissimo oggetto anche sì, di ma design, è bello così. Vero? Però c'erano i dischi di Sinatra, di Pulanga, Nil Sedaka, Mina. Ecco, invece tutte... no, ti faccio un esempio di quello che c'è. Dimmi. Dentro il nostro jukebox. Sì. C3. Che meraviglia. Mi piace. Ma grazie a te miglioreremo la qualità anche. No, beh, questi sono dei grandissimi successi internazionali. Il tuo racconto però vorrei che partisse da questa DLS, da questa fotografia. Mi devi dire chi è questa donna. Ma questa donna chi è? Posso essere io? Perché sei tu, dici? Perché, no, perché io a volte... Io adesso sto preparando il mio nuovo disco. Prima vestivo i panni di Monica Bellucci, ma... Ci sono riuscito. Eri uguale, amore. Ma devo dire che Gennaro Marchesi, il truccatore, ha fatto dei grandi miracoli, ma anche Monica Bellucci si è molto divertita. Lei si chiama Carmen Miranda. Sì, lo so, infatti te lo stavo dicendo, le mancano le banane. Sì, le è mancano, una versione sobria. Ecco, di sì, sobria. Questa donna è stata molto importante per la mia vita, perché mio padre lavorava in Spagna e un giorno avevo portato un CD. Io vedevo questa donna così particolare, bellissima, con tutti questi colori, tutta la frutta tropicale. Io impazzivo, avevo messo questo disco e mi ero innamorato di Tico Tico. Io allora lei non la conoscevo, poi col tempo naturalmente grazie a YouTube, grazie ai film che trasmettevano in televisione, io facevo quello che faceva lei. Io non so, io avrei voluto essere lei, non so se lei era me o io ero lei, non lo so. Ecco perché però all'inizio c'è stata questa confusione. Questa confusione, dire... forse io volevo essere Carmen Miranda nella vita. Perché lei era non trasgressiva, ma aveva qualcosa di magico, aveva i colori. Diciamo che è anche grazie a lei che poi ti sei appassionato della tua vita artistica. Sì, molto, molto. Ci sono state tante donne,
Però io quando ero ragazzino, quando ero ragazzo, io per esempio avevo nella mia camera avevo tutte le immagini degli attori più importanti, da Marlon Brando, Paul Newman, che ne so, James Dean. E mio padre diceva a mia madre, dice, ma perché dice, mio figlio deve mettere tutte queste immagini di immagini di tutti questi attori americani? Ma è possibile che non c'è una donna? Mia madre, poverina, diceva non ti preoccupare, adesso dice, crescerà, vedrai che... Metterà la testa a posto. Ma se tu non avessi incontrato Carmen Miranda, che lavoro avresti fatto? Oggi tu, ma che cosa saresti? No, naturalmente incontrata nel senso perché vista. Ma sai, mia madre, il mio sogno era quello. I miei amici volevano fare chi il pilota, chi il marinaio, chi l'ingegnere. Io avevo due gioie nella mia vita. Quello di fare il dermatologo, che mi sarebbe molto piaciuto, e poi fare anche l'ostetrico. Generalmente, sì, mi sarebbe molto piaciuto, perché io amo molto i bambini, amo molto la maternità in modo particolare. Fra l'altro, adesso ho remissato un disco, adesso ci sarà la festa della mamma, della mia grande amica Milva, dove c'è questo brano bellissimo che si chiama Mama, dove lo canta lei, è rimissato, è bellissimo, è veramente emozionante questa canzone. Io voglio ricordare i tuoi esordi al nostro pubblico. Tu ti ricordi com'eri la prima volta che sei andato in televisione? Beh, ero strano perché avevo il terrore, perché all'inizio della mia carriera mi chiudevano tutte le porte, io non capivo, ma perché mi devono chiudere le porte? Perché io arrivavo, perché ero diverso da tutti gli altri, non so se quello è stato un momento di omofobia, c'erano personaggi omofobi o meno, non lo so, perché io l'omofobia non l'ho mai conosciuta su di me. Ma forse anche per un altro motivo. Ero più avanti di tutti gli altri e magari avevo il terrore. Oltretutto i miei testi erano molto più avanti degli altri, perché io parlavo di storie sentimentali molto forti, raccontavo le storie d'amore e allora, sai, andavano di moda canzoni, non me ne voglia la mia amica Orietta Berti o d'altre, finché la barca va, tutto quel genere di canzoni molto, molto leggere. Ma non è che al di là di quello che tu mettevi nei tuoi testi e che tra poco ascolteremo, c'era anche qualcosa di te che dovevi ancora risolvere? Guardati bene, la tua ruota inizia a girare lì, nel 1976. Abbiamo ricordato insieme alcuni successi di Cristiano Malgioglio, Paroliere, e ora Cristiano debutta come cantante questa sera con una bellissima canzone intitolata, vuoi dirlo tu? Nel tuo corpo. Scusatemi, desidero... No, mi sono perso. No, perché ti sei perso? Sei ancora qui ad Adesso Musica? Dunque, siccome sei abbastanza emozionato, perché io lo so, l'emozione... No, io tremavo, guarda, io tremavo molto, ma molto più di te. No, non ti preoccupare. Del resto, quello che è importante è ascoltare le tue canzoni, che sono sempre molto belle. Pensa... Ma sai cos'era? Perché ero talmente trasgressivo, particolare. Ma anche questo timido, impacciato. Timido, impacciato, certo, timido già perché volevo essere, per esempio, come sono adesso qua da te. Ecco così. E invece dovevo apparire in una televisione dove naturalmente, non lo so, il mio personaggio era talmente particolare. Ho avuto anche qualche no, a volte facevo, non so, delle registrazioni in televisione e mi tagliavano. E c'è un episodio che mi raccontava sempre Franco Matteucci, che è stato un vice direttore di Rai 1, dove io naturalmente facevo uno spettacolo, non so dove, con tanti altri cantanti, e c'era l'altra domenica di Arbore e tutti quanti filmavano tutti i cantanti, eccetera. E a un certo punto a me non mi hanno filmato e quando hanno portato naturalmente il materiale per vedere i vari personaggi, dice, dov'è Malgioglio? Dice Arbore. Dice, guarda, noi non l'abbiamo filmato. Cioè, Arbore è andato su tutte le furie. Ecco, e a volte ci sono anche queste cose. E perché secondo te succedeva? Ma succedeva perché ero troppo trasgressivo, ero troppo avanti. E non, come ti dicevo prima, sono stato sempre libero. Nessuno mi ha mai detto, Cristiano, devi fare questo o quell'altro. Se mi volete, io sono così. Se non mi volete, non è un problema. Perché io volevo fare questo lavoro. Non è che io desideravo fare questo lavoro. Ma infatti, due anni dopo, da quell'esperienza che abbiamo appena ricordato, tu torni in TV così.
mio pianto mi ferisce, il cerone sbiadisce già. Tu ricordi in questo video un po' Ziggy Stardust e quindi quello che arrivava da David Bowie negli anni 70, un po' però se vuoi oggi anche Achille Lauro. Questa maschera, questo look, ti ha difeso dalle tue fragilità? Sai che cos'è il problema? Che oggi si parlando naturalmente, io questo l'avevo fatto 30 anni fa e mi ricordo che quel trucco l'aveva inventato per me Diego Della Palma. E adesso Achille Lauro, che è un ragazzo che io adoro, è un bravissimo artista, lui ha un team di persone, tante persone che lavorano per lui, eccetera. Io allora ero solo e naturalmente cercavo di vestirmi come io amavo vestirmi. E qui naturalmente in quel periodo avevo scoperto Kansai, Yamamoto Kansai, che era uno stilista che è meraviglioso, straordinario, dopo Jean-Paul Gaultier. Cioè dire, io mi piaceva sempre cambiare, chi è che in quel periodo non c'era nessuno così. Poi naturalmente ci sono stati dei personaggi meravigliosi, tipo Renato Zero, ma aveva un altro tipo di abbigliamento. Io avevo un abbigliamento già più... Ma infatti tu non facevi tanto scalpore per la tua maschera, per il tuo look, proprio per i testi delle tue canzoni, quello sì. Certo, ho avuto molte canzoni che mi hanno bocciato. Tu sai che allora c'era la commissione, che c'erano delle canzoni... Quando io scrivevo un testo erano subito là pronte, vediamo Malgioglio che cosa ha scritto. Una volta che avevo scritto una canzone bella che volevo andare allo Zecchino d'Oro, me l'hanno bocciata. Tu allo Zecchino d'Oro? Sì, allo Zecchino d'Oro, no? Dice Malgioglio no, eccetera. E cosa potevo scrivere? Una canzoncina carina, stupenda, bella, l'hanno bocciata. Quella ci sono rimasto molto male, sinceramente. Ripensateci, dateci un'altra occasione. No. Jukebox, allora io voglio usarlo, però, caro Cristiano, sì. Questo jukebox non funziona come tutti gli altri, cioè non metto la monetina e salta fuori la canzone, sì. Si paga a segreti, no? Io ti chiamo una canzone e tu per poterla ascoltare mi devi raccontare un segreto. Ti dirò tutta la verità però, perché io non ho problemi a questo perché molte sono autobiografiche. La macchina della verità però non ce l'ho. Come si fa? No, ti credo? Ma io ti dico la verità. Guarda, ho messo degli occhiali dove tu puoi vedere anche i miei occhi. È vero, ecco. È vero. Allora, cominciamo subito chiamando visivamente il titolo di una canzone molto bella, l'ascolto, molto rappresentativa del mondo di Malgioglio, 1971, Testarda io. Prima di farla ascoltare, tu mi devi dire questo. Che mestiere facevi a Quarto dei Mille, in provincia di Genova, e perché ti trovavi proprio lì? Allora, io, siccome i miei non volevano che facessi questo lavoro, io studiavo la sera, poi al mattino andavo a lavorare, facevo quelle domande, si chiamavano le domandine, così, dove tu in estate potevi lavorare. Io lavoravo in un ufficio postale dove smistavo i telegrammi e avevo scelto questo posto perché lì era andata ad abitare Gino Paoli. E Gino Paoli è stata la mia passione, il mio tormento, perché io soffrivo di acne, non per questo, perché soffrivo di acne o meno, perché non uscivo mai con i miei amici. E così volevo incontrare Paoli, ero pazzo di lui, sono sempre stato pazzo delle sue canzoni, non so che cosa, diciamo che è uno dei 10 cantautori più grandi che abbiamo, la meraviglioso. Tua preferita, se si può. Sì, e invece veniva sempre la sua ex moglie, Anna, veniva lei a prendere i telegrammi, ma riceveva lettere a non venire, io non è che gliele portavo a casa, io smistavo tutto, sperando che venisse lui a ritirare la porta. Non è mai venuto. E mi ricordo questo bellissimo episodio. Ma... poi naturalmente io qui magari scrivevo, ma non ero ancora conosciuto. Il mio successo è venuto con una vittoria col Festival di Sanremo, con Iva Zanetti. Sì, ma dimmi la verità, non hai mai guardato dentro la posta di Paoli? Non hai aperto nemmeno una busta? Ma io, guardo, una volta io ero tentato di aprirla, però volevo sapere che cosa scrivessero a lui. Ma forse era quello che avrei voluto scrivere io, chiedere una foto con dedica. No, non l'ho mai fatto, non mi sarei mai permesso. Soltanto qualche volta mi è capitato di vedere il cellulare di una delle mie grandi storie d'amore, dove c'erano dei messaggi terribili. Sei andato a spiare. Sì, a spiare, ma è stato un colpo al cuore. Meglio non farlo. Meglio non farlo mai, Cristiano. Proprio perché tu mi hai detto la verità, sì. Non riascoltiamo Testardo io
in una versione doppia, mixata, un po' Malgioglio, un po' Iva Zanicchi. È meglio la Zanicchi. Non so mai perché ti dico sempre sì, testardo io che ti sento più di così, e intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia. La mia solitudine sei tu, che meraviglia. Pensa che io lavoravo con Roberto Carlos in Brasile, e questo naturalmente è a distanza di Roberto Carlos. Io scrivevo i testi in italiano, e quando ho ascoltato questo pezzo io sono impazzito. Dovevo fare la versione italiana, e mi ricordo che ero con Dorighezzi veniva al mio paese a cantare a Ramacca, provincia di Catania, che ormai è diventata celebre, l'hanno messa anche sulla carta geografica Ramacca. Prima non c'era, adesso vede Ramacca come se ci fosse chissà che cosa, no? Come se dovesse trovare chissà che cosa. E allora io, quando sono in aereo, tremo sempre, o leggo o scrivo, sai, perché specialmente quando incomincia a ballare l'aereo, le turbulenze, sì, sì, ecco, e io lì ho il terrore, e io mi scarico scrivendo. So che avevo Dorighezzi vicino a me, e io avevo in mente questa canzone, e ho scritto questa canzone in aereo, perciò abbiamo fatto Milano, Roma, un'ora e 40 penso, eccetera, e io in un'ora e 10 ho scritto questo testo subito di getto, ed era già perfetto. Quando l'ho portato alla Zanicchi, immediatamente, sono impazziti. E poi sappiamo quel regalo bellissimo che Luchino Visconti, il più grande regista italiano, penso, aveva inserito nel film Gruppo di Famiglia in un interno con Silvana Mangano, Burt Lancaster. E per me è stata un'emozione immensa. Ma la cosa che mi è dispiaciuta è che non ho potuto conoscere Visconti. Un giorno io lavoravo presso la RIFI, in questa casa discografica, e aveva telefonato la segretaria, aveva detto: guardi Malgioglio, dice, c'è una telefonata del maestro Visconti. Io credo che fosse un maestro di liscio, sai, la canzone era diventata un successo, ma io credo che fosse un maestro qualsiasi, che ne so io, questi che suonavano nelle balere, che sono meravigliosi, ma non pensavo che fosse Luchino Visconti che mi voleva parlare. E ho quindi detto, no, dico, guarda, adesso non voglio, di che mi chiamo un altro giorno. E invece era lui. E non è l'unico errore che questo, hai fatto. Guarda, e questo è stato un dolore immenso, perché lui amava molto questa canzone, e io sono molto felice che ormai poi è diventato un classico. Ho lavorato, certo, con Iva, ho fatto anche più la di, prossima, 100, di 150 canzoni. Sì. Appunto, accendiamo di nuovo il jukebox, sempre con la promessa che tu mi sveli il segreto e io poi faccio sentire la canzone al pubblico. 1976, Forte, Forte, Forte. Per ascoltarla, che è una canzone portata al successo da Raffaella Carrà, sì, mi devi dire cosa è successo con Julio Iglesias. Ma io allora, lavorando io con Roberto Carlos, che per me Roberto Carlos è il più grande in assoluto nel mondo, che io lo amo. Fra l'altro gli faccio gli auguri in ritardo, ma ha compiuto 80 anni, e in Brasile c'è stata per sette giorni una festa, sì, incredibile, nazionale. Purtroppo una festa con questa pandemia molto ristretta. Aspetta, le televisioni, brasiliane gli hanno dedicato delle cose immense. Lavorare con Carlos è stato stupendo. Quando mi avevano proposto Iglesias, io ho detto no, dico, non mi piace, no, io devo lavorare con lui, con Roberto Carlos. Però lui ha avuto la fortuna di incontrare Belfiore. Scusa, Belfiore. Ma perché, cosa che non ti Belfiore piaceva di Non mi piaceva Iglesias? La voce, perché l'avevo ascoltata, era una cosa così, ma non mi trasmetteva emozione. No. Non che io facessi capricci, ma quando tu ami uno, non puoi amare l'altro. Forse, sicuramente ho sbagliato, però sono felice che Belfiore, che poi è l'autore italiano che lui ha scelto per le sue canzoni, ha scritto delle cose molto belle. Ascoltiamo Forte, 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 doppia versione, Malgioglio e Raffaella Carrà. Anch'io, ancora. Nessuno può sapere com'è quando lei mi tiene stretto, forte, forte a sé. Forte, 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 mi bacia forte, 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 mi tiene forte, 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 mi prende forte, 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 gioca forte, 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 mi ama forte. Vabbè, stiamo
sì, guarda, ma la cosa che mi piace molto, sarà contento il mio amico Angelo Perrone, che lui adora, perché poi è una nostra amica, Raffaella. Raffaella, a mio avviso, rappresenta, come naturalmente, come ultimamente ha scritto The Guardian, questo sì, giornale importante inglese, è veramente una grande stella. Ma sono molto felice, perché io, quando ho scritto questa canzone, avevo incontrato Buoncompagni su a Milano, mi aveva portato due canzoni, questa e poi un'altra, ma io preferivo questa canzone, ed è la prima canzone d'amore importante che Raffaella cantava. Per la prima volta Raffaella cantava una canzone d'amore con un testo forte d'amore, perché prima faceva queste famose sigle, sì, che sono, cioè, state allegre, dei grandi, vivaci, successi, eccetera, sì. Ma quando poi Buoncompagni poi mi aveva proposto un altro pezzo, era venuta, allora c'erano queste manciacassettine, non so come si chiamano, mi aveva fatto ascoltare questo pezzo che faceva nanni 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 nanni. Na, 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 na. E io dico, ma per l'amore, dico di tutto, dico, ma neanche, ma non l'hai scritta tu, no, non hai dico, ma io dico, ma non mi piace, vincitore. E lui mi fa, guarda Cristiano che ti sbagli, questo diventerà un grande successo, ed è stato un successo straordinario, mi sono sbagliato, sì, capisci? Sì, però l'idea, però, volta. Ecco, però l'idea, ti giuro, l'idea non ho capito un cacchio, no, che cacchio ne so, capita, capita nella vita, nella carriera, amore, però... mica tu. Però Raffaella è forte, poi ho fatto Innamorata, Ciacche, sì, ne ho scritte molte. Sì, ma poi sai quando ci hai preso veramente? Quando? Con la prossima canzone, Jukebox, Accenditi, 1978, ancora. Anche qui, prima di poter accendere il jukebox, mi devi dire chi è quella famosa cantante che durante una discussione ha osato strapparti il ciuffo. Abbiamo litigato come due galline, ma non te lo posso dire. Come no? No, non posso. Quello lì no, è l'unica cosa che io non ti dico. No. No, perché io forse scriverò un libro sulla mia vita fra 30 anni. Forse lo racconterò. Adesso, fra l'altro spero che esca un libro verso così ottobre, e magari poi verrò qui a presentarlo da te. Ma sono magari delle lettere d'amore bellissime. Bellissime, non ti posso dire niente. Non mi puoi dire niente. No, il nome non te lo posso dire, ma celeberrima, celebre. Dammi un indizio. Molto celebre. Un indizio. Ma amore, una donna importante, bellissima, celeberrima, basta. Cosa vuoi che ti dico? Tante. Ma può essere anche straniera, amore, deve andare. No, così deve mi andare. Così sì, mi stai depistando. Infatti. Non lo merito. Infatti è straniera, ma non ti posso dire chi è. Mi ha raccontato una bugia. No, la verità. Non posso accendere il jukebox. Amore, spegnilo. Stiamo qua, ci guardiamo. Solo perché lo dicono gli autori. Vai, Fabrizio. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco. Sì. Ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto. No. Tu stupenda sei in amore, sensuale sul mio cuore. Sì. Poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia. Secondo beh, me, questa c'è avuto una storia, questa è una storia molto... Parla proprio tanto di te, me lo racconti come ma nasce? Ma questa storia ti spiego subito, Mina doveva fare... Io avevo scritto per lei L'importante finire, che è stato Adesso arriva lui, che è stato un successo strepitoso, poi naturalmente avevo fatto altre canzoni, ma quando lei doveva debuttare alla Bussola, io avevo fatto un testo,
avevo fatto un testo e lei mi fa: no, guarda Cristiano, questa canzone non mi piace, no, fai il testo in 24 ore, se no non c'è niente da fare, io non chiamo un altro autore. Ah. Ma l'idea che Mina, dopo il successo grande dell'Importante è finire, che mi aveva dato la gloria come autore di canzone, e dico: ma che faccio? Dico, adesso non ci riesco, andavo per strada, pensavo. Io quando scrivo una cosa non riesco poi a rifare un testo nuovo, nuovo. Sono arrivata a casa e squilla il telefono in continuazione e io non volevo rispondere, sto telefono che squilla, io ancora dico: mamma mia, ancora, e risquilla, risquilla. Pensavo che fosse mia madre, perché mia madre è sempre preoccupata, io stavo a Milano, lei in Sicilia, ma sarà successo qualcosa. A un certo punto prendo il telefono e dall'altra parte del filo sento: ma tu mi ami ancora? Io avevo una storia bellissima che era durata tanto tempo, e da 6 mesi non sentivo più questa persona. E io dico... Sì. No, dice: dimmi ancora. E io dico ancora, dimmi che mi ami ancora, ancora, ancora. E dico: sì, ti amo ancora, ancora, ancora. Avevo la voce rotta, che quasi è come se mi avessero tagliato le braccia in quel momento di sentire una persona che non sentivo più da 6 mesi. A un certo punto ho chiuso il telefono, ho staccato la spina e ho fatto, ti giuro, questo testo in 2 minuti. In 2 minuti avevo già scritto in questo testo c'è tutto il mio tormento, tutta la passionalità, tutta la sensualità, la sessualità, c'è tutto in questa canzone. Quando l'ho portata a Mina ha detto: oh, finalmente, questa è la canzone che aspettavo io. Questa è bella. Però dopo, quando io scrivevo le canzoni, io mi ero abituata a pensare sempre a Mina. Hai capito? Pensava a Mina, e quando Mina non li voleva più, io li portavo alle altre cantanti, molte li hanno inciso, che sono stati dei grandi successi, però gli altri, non appena hanno scoperto questa cosa, dice: sei venuta qui a portarmi lo scarto di Mina? E da allora io ho avuto questi grandi problemi, però, hai capito? Secondo me invece le cose sono andate molto bene, e non così come stai dicendo adesso, con un'altra grande donna della musica italiana, una grandissima interprete che abbiamo perso pochi giorni fa. Ah beh. Una tua carissima amica. Questo sì, naturalmente stiamo parlando di Milva. Di Milva, mi ricordo che ero ospite tuo e in quel momento mi era venuta l'idea, grazie anche a te, di lanciare questo appello che a Milva dessero il premio al Festival di Sanremo, perché l'avevo sentita una settimana prima e non stava tanto bene. Io, a mio avviso, i premi, quando ci sono dei premi importanti, non bisogna darli quando le persone non ci sono più. E questo è il danno più orribile che uno possa fare. I premi si devono dare alle persone che sono in vita, anche se non fanno più questo lavoro, per l'età, certo, eccetera, dove possono avere un grande sorriso, una grande gioia, dice un premio. Milva ha avuto tutti i premi possibili, ma molto importanti. Che cosa gliene fregava, certo, oltretutto di un premio del Festival di Sanremo? E quel premio per lei è stata come una luce. E l'idea che poi, grazie a te anche, che mi ha dato la possibilità, eravamo alla Vita in Diretta, se non mi sbaglio, sì, e grazie naturalmente, che ne so, agli altri, da Fasolo, dal direttore di allora. A chi ha voluto dare voce a questa tua bellissima iniziativa. Sì, è stata un'iniziativa, poi tutti sono partiti, mi hanno fatto patire un mese prima di sapere che però gli davano il premio. Però quando gli hanno dato il premio, devo dire, c'era anche il tuo autore, che naturalmente è qui, al quale faccio un grande applauso, che mi ha aiutato molto. Sì. Che mi ha aiutato moltissimo, anche lui e Max, che è stato veramente straordinario. E questo premio per me è stato veramente una gioia immensa. E io... Vogliamo rivederti con lei, cioè sentire la voce di lei con una canzone bellissima che hai scritto. Te la ricordi? Per Milva? Cosa ho fatto per Milva? Io non mi ricordo neanche. Amico, puoi capire come soffro, amico, lo sai che per me lui è stato un mito, l'amore una svolta dentro me. Sì, avevamo interpretato insieme questa canzone di Carlos, Amica, ed è stata, ero molto emozionato vicino a lei, perché aveva questa presenza molto forte. Quando arrivava lei, come se arrivasse qualcosa di immenso. Io ho sempre amato le donne di grande temperamento, l'arte,
ho sempre amato, non lo so, ho fatto delle canzoni terribili nella mia vita, brutte, tante, però penso di aver fatto anche delle canzoni molto, molto speciali, che ancora oggi hanno un grandissimo successo. Poi molte versioni naturalmente sono state riprese da molte artiste, straniere, ma quella che io avrei voluto tanto, per esempio, lavorare con Dusty Springfield, e non ci sono riuscito perché... Scusa, ma dimmi. Tu, Cristiano, no? Alla luce dell'uomo e dell'artista che sei diventato, che ha dovuto rimboccarsi le maniche, vincere tante timidezze, l'insicurezza... Beh, ho sofferto molto perché non è stato molto facile. Rifaresti tutto quello che hai fatto? Da capo, figlia mia, farei gli autostop, prenderei la pioggia, busserei le porte, farei la qualsiasi cosa. Tu pensa una cosa, io sono un uomo molto fortunato nella vita. Certo, mia madre avrebbe voluto che io avessi un lavoro fisso, che io potessi avere nella mia vita, lei voleva una donna, voleva diventare nonna dei miei figli. Purtroppo io non potevo fare questo perché non ero quello che voleva mia madre. Io appartenevo a un'altra categoria di persone. Essere gay non è stato per me un problema, perché i miei sono stati sempre molto intelligenti, non mi hanno mai chiesto mai niente. Devo dirti che io sono stato molto fortunato perché sono stato sempre una persona molto libera. Certo, oggi mi manca un figlio, avrei voluto tanto avere un figlio, una figlia, 5 figli, sarebbe stato bellissimo, perché poi in fin dei conti io sono un uomo solo con centinaia e migliaia di persone in tutto il mondo. Io adesso sto soffrendo molto perché quando sono giù di morale, per esempio, che le mie crisi, prendevo un aereo e partivo, scappavo via e me ne andavo via, e questa era la mia grande fortuna. Adesso con questa pandemia mi sento proprio soffocare. Guarda, hai detto delle cose che mi stanno spiazzando adesso, perché c'è veramente molta libertà e molta franchezza tra noi. No, ti sto dicendo la verità, a volte non mi chiedono neanche queste domande, e devo dire che tu me le stai chiedendo, io sono ospite tuo, io non posso barare, perché la gente non conosce la mia vita, non conosce la mia sensibilità. Conosco il personaggio magari frivolo, pazzo, eccetera, quello che va al Grande Fratello, che ho amato anche quest'anno, che Alfonso Signorini mi ha chiamato, e lo ringrazio molto perché stavo vivendo un momento veramente terribile. Avevo il terrore di tutto, avevo il terrore, non incontravo nessuno. E quando lui mi ha chiamato, Alfonso, mi fa: vieni, ti prego. Dico: Alfonso, io ho fatto un CF di un successo incredibile, arrivare, dico, adesso che ci venga a fare? Dice: vieni, tanto tu non devi vincere, vai là. E così ti liberi di tutto, avrai la fortuna di avere dei ragazzi giovani vicino a te. E così mi sono buttata. Malgioglio bene. Anche questo, però hai detto una cosa per me importante, perché mi aiuti a ribadire una cosa significativa per tante altre persone. Tu dici: io sono stato un uomo fortunato, non potevo dare ai miei genitori quello che loro si aspettavano da me, ok? Però certo, mi hanno amato sempre. Ah, sì, mia madre è stata il pilastro della mia vita, mio padre, le mie sorelle, Francesca, che non purtroppo tutti non c'è più. Non hanno questa fortuna. Sì, c'ho soltanto mia sorella Filippa, l'unica che mi è rimasta, e poi c'ho tanti miei nipoti che sono pazzi di me, e poi ho tantissimi amici che mi amano alla follia. E anche io ti amo. E anch'io. Con tutto il anch'io. Cuore. Cristiano Malgioglio. Posso dirti una cosa molto importante, certo, amore? Allora, mi risiedo? Certo, devo dirti una cosa che ci tengo in modo particolare. Adesso sto preparando questo disco. Che uscirà, ecco, dopo due anni di successi incredibili, da Mi sono innamorato di tuo marito, Dolce Amaro, Notte Perfetta, poi l'altro Fernando? Mi si chiamava Danzando. Adesso c'è un pezzo pazzesco, e lasciami ringraziare una persona, ti prego, ci tengo molto, a Lorenzo Suracci, che ha creduto in me per lanciarmi come cantautore, perché io non avevo più voglia di cantare, avevo voglia di scrivere. Grazie Lorenzo, ma il prossimo disco vi farò ballare tutta l'estate. Vamos a ballar. Cristiano, ti ringrazio, amore. Con tutto il ti cuore. Bacerei anch'io. Ti bacerei, ma io non posso baciarti, come faccio? Facciamo così. Buona fortuna e grazie a tutti. Ciao, un bacio Cristiano. A tutti. Grazie.